Il punto sulle indagini condotte dalla Procura di Ivrea sull'incidente ferroviario di mercoledì scorso a Caluso. La Polizia Penitenziaria celebra il 201° anniversario della fondazione, la cerimonia al carcere Lo Russo e Cotugno. In occasione del convegno dedicato al tema delle tecnologie al servizio della gestione delle emergenze ambientali, Alberto Unia, assessore all'ambiente della città di Torino, spiega cosa possa fare la tecnologia in questo ambito. Una carriera alla Camera di Commercio di Alessandria lunga una vita, quella di Roberto Livraghi, che ora lascia l'incarico per raggiunti limiti d'età. Franco Ferraresi, responsabile del settore sviluppo della montagna della regione Piemonte, presenta i contenuti di Piemonte Outdoor per conoscere le ricadute economiche del turismo e dello sport all'aria aperta. Presentato a Torino un progetto per riqualificare e riaprire il complesso di Via degli Ulivi nel quartiere Falchiera, l'operazione sarà condotta dalla Onlus Nazionale dell'Amicizia. L'intelligenza è il tema scelto per la 21esima edizione di Cinema Ambiente, appuntamento al Cinema Massimo dal 31 maggio al 5 giugno. Eccole le immagini diffuse dalla polizia del terribile schianto tra il treno regionale Torino-Ivrea e il tir guidato da lituano di 39 anni. Il video dice che l'impatto, costato la vita a Roberto Madau, di 61 anni, macchinista, e a Stefan Aurelian, 54 anni, uno degli uomini del servizio di scorta, è avvenuto alle 22:19 minuti e 30 secondi. Dopo l'impatto sono ben visibili le scintille causate dall'accartocciarsi delle lamiere del treno e del mezzo pesante fermo sui binari. 23 sono stati i feriti, tra cui la più grave resta capotreno in servizio sul regionale che aveva da poco lasciato la stazione di Chivasso. Le immagini documentano anche che il tir è rimasto fermo tra i binari per circa 1 minuto e 20 secondi mentre il treno stava sopraggiungendo. A nulla è valso il tentativo di arresto del treno con il freno d'emergenza. Il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando ha interrogato il conducente del tir e sta attendendo l'esito degli accertamenti tecnici avviati dai periti subito dopo lo schianto. A quanto appreso durante l'interrogatorio, durato 2 ore, ha respinto ogni accusa, dicendo di aver semplicemente seguito le disposizioni dei mezzi di scorta impartitegli attraverso un auricolare. Sull'uomo sono stati effettuati rituali esami alcolometrici che risulterebbero negativi. La Polfer ha ascoltato anche molti testimoni che insieme alle immagini dell'incidente potranno aiutare a far chiarezza su quanto accaduto. Dopo i soccorsi sono iniziati i lavori, durati tutta la notte, dei tecnici delle ferrovie per ripristinare il binario e sistemare la linea elettrica. Al momento la tratta Chivasso-Ivrea è servita con autobus sostitutivi. La Polizia Penitenziaria festeggia il 201° anniversario, cosa significa un bel traguardo? È un traguardo importante, soprattutto perché sono anni di forte cambiamento. La Polizia sta onorando appieno quelli che sono i compiti adesso assegnati già dal 90, ma che per alcuni anni sono stati un po' disattesi. Ora l'attenzione è spostata molto più non solo sulla vigilanza, ma anche sul trattamento e quindi sul rapporto col detenuto, che viene preso in carico in primis dal personale di Polizia Penitenziaria. Un personale che è cresciuto tanto anche culturalmente, moralmente, il cui apporto qualificante noi tutti ringraziamo. Lei è direttore del carcere Lo Russo Cotugno a Torino da 4 anni, qual è lo stato di salute della casa circondariale? È una casa circondariale che, pur come abbiamo detto durante i nostri discorsi, molto complessa, tuttavia ha raggiunto importanti risultati grazie all'apporto di tutto il personale che mi ha seguito in questa voglia di cambiamento. Ne è derivato un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, dei percorsi trattamentali e le condizioni lavorative del personale. Soprattutto questo ci tengo a dire. La struttura è una struttura un po' vetusta, su cui abbiamo fatto vari interventi, ma c'è ancora tanto da fare, perché la struttura diventa importantissima, il luogo in cui, se vi è dignità, sicuramente è più semplice avviare percorsi di rieducazione. Se la struttura è degradata, tutto ciò diventa più complesso. Però ce la mettiamo tutta. Che anni sono stati sui primi 4 anni? Sono stati anni ricchi di complessità, però posso anche dire ricchi di soddisfazione.
e questo ci dà la forza per andare avanti. Almeno io trovo in ciò la forza e cerco di essere trainante con tutto il personale che, come ho già detto, segue non subendo le direttive ma apportando un contributo propositivo. E quindi lo ringrazio sentitamente, il personale tutto di Polizia Penitenziaria in primis, visto che rappresenta più del 90% dell'organico. Cosa si chiede alla politica? Alla politica? Di riflettere attentamente su alcune affermazioni fatte in questi giorni. Torno a dire, la riforma penitenziaria è l'unico strumento utile per poter approcciare in modo strutturato le emergenze del carcere, è l'unico modo. Gli interventi invece a carattere solo emergenziale rappresentano dei tamponi che poi svaniscono dopo un po'. Invece ci vuole una riforma strutturata e perciò mi auguro che il governo che adesso si appresta a insediarsi possa riuscire a fare del proprio meglio per valutare come migliorare la situazione delle carceri, all'interno delle quali partono i percorsi di rieducazione e di reinserimento in società. È da qui all'interno che parte, solo così si fa anche sicurezza. Ci stiamo impegnando per limitare i danni dell'uomo e mitigare i cambiamenti ambientali. I droni e i sistemi integrati si intersecano bene con il lavoro della Protezione Civile e di altri enti che lavorano per la sicurezza del territorio. I lavori servono a prevenire problemi sull'ambiente. In occasione del convegno dedicato al tema delle tecnologie al servizio della gestione delle emergenze ambientali, Alberto Unia, assessore all'ambiente della città di Torino, spiega cosa possa fare la tecnologia in ambito ambientale. Per quanto riguarda soprattutto la sicurezza ambientale, abbiamo voluto organizzare questo convegno proprio per aggiornare un pochettino sulla situazione attuale e sugli strumenti nuovi che ci sono, strumenti tecnologici di innovazione, l'utilizzo dei droni, l'utilizzo di sistemi integrati come il GIS, che è un sistema per geomappare e localizzare le aree, strumenti che si intersecano molto bene con il lavoro per esempio della Protezione Civile o di altri enti che lavorano sulla sicurezza del territorio. In che maniera concretamente può intervenire in questo contesto la tecnologia? Per prevenire soprattutto, perché i lavori che vengono fatti con mappature speciali del territorio servono per prevenire e scongiurare eventuali problemi poi sull'ambiente, problemi climatici ma problemi anche di dighe, di questo genere qua insomma. Cosa ci si può aspettare dall'ambiente? Che migliori, ci stiamo impegnando tanto per limitare i danni dell'uomo e mitigare un pochettino i cambiamenti ambientali. Si parla spesso delle condizioni ambientali, dei cambiamenti climatici soprattutto. Sì, stiamo mettendo in piedi un tavolo interassessorile e anche interregionale con altri attori del territorio proprio su questo tema per cercare di lavorare tutti insieme alla mitigazione e all'adattamento. Una parte importante, tanti anni di lavoro, sono quelli che Roberto Livraghi ha dedicato alla Camera di Commercio di Alessandria e il 1° giugno lascerà queste stanze. Ecco, vogliamo fare un bilancio di tanti anni e approfittiamone anche per capire come abbiamo lasciato l'economia alessandrina. Saranno il 31 di maggio 41 anni e mezzo di lavoro per la Camera di Commercio, quindi questa cosa è importante nella vita di chiunque, la dimensione del lavoro è sicuramente importante. Quello che ho capito è che forse non lascerò in modo definitivo queste stanze perché comunque continua il mio impegno di commissario ad ACTA, incaricato di portare a conclusione il processo di fusione tra le due Camere di Commercio di Alessandria ed Asti e in secondo luogo la Giunta, che ringrazio di questa attenzione, mi ha chiesto di continuare a occuparmi di Palazzo del Monferrato, del Museo Alessandria Città delle Biciclette e delle attività che l'azienda speciale Asperia svolge nel settore del turismo. Sono cose che farò, come si dice, a titolo onorifico, perché così prevede la legge, ma le farò assolutamente volentieri. Quanto alla situazione generale, la giornata dell'economia ha fatto un po' il punto di una situazione che continua a presentare dei chiaroscuri.
un grande sviluppo dell'export, una crescita della produzione industriale, che sono fatti positivi, si accompagnano a un ristagno sostanziale del livello occupazionale, addirittura con un lieve peggioramento dell'indice di disoccupazione. Sono convinto che finché non si muove quest'ultimo indicatore non potremo dire di essere usciti dalla crisi, anche se, ripeto, le imprese della nostra provincia, le 43.000 imprese della nostra provincia, sono impegnate a girare e a svoltare un periodo che oramai è troppo lungo e le difficoltà hanno segnato in modo forte. Credo che ci sia lo spazio per un po' di ottimismo. Un'ultima parola. Lei lascia dopo tanti anni, e se dovesse fare una critica agli organi di informazione in generale, quale farebbe? Ma non mi sento di fare delle critiche particolari, perché veramente in tutti questi decenni gli organi di informazione sono stati fondamentali. Poi all'interno di questo c'è il diritto di critica, nessuno di noi fa tutte le cose giuste, sovente si fanno degli errori ed è giusto che vengano rimarcate. Io credo che l'informazione in provincia di Alessandria in generale si dimostri assolutamente professionale e sia anche nell'era di internet e dei social un passaggio basilare per poter far giungere alla cittadinanza un'informazione corretta e completa. Quindi ho solo da dire grazie. Piemonte Outdoor, a Torino sono state presentate le ricadute economiche del turismo e dello sport all'aria aperta. Quali sono i contenuti? I contenuti sono quelli di valorizzare una grande potenzialità che la Regione Piemonte come territorio ha, cioè quella del turismo e delle pratiche dell'aria aperta, cosiddette outdoor. Il nostro territorio è prevalentemente montano, collinare, e si presta a questa attività di escursionismo fatte a piedi, in bicicletta, a cavallo, o attività sul torrente o attività nell'aria. Il Piemonte è una grande palestra a cielo aperto, è frequentatissima da turisti e da praticanti delle attività sportive all'aria aperta. Si tratta di metterle a sistema, si tratta di organizzarle meglio, si tratta di dare valore. Quali sono i numeri dedicati alle ricadute economiche e a che periodo si riferiscono? Ma allora, i numeri sono quelli del turismo, per cui non sono assolutamente in grado di dare dei dati precisi. Stiamo parlando di 1,5 milioni di turisti che d'estate frequentano la montagna, frequentano la collina. La grande sfida è quella di destagionalizzare la presenza dei turisti nei territori montani e collinari, cioè quindi non solo affidarsi a quando c'è la neve, ma dare valore, dare potenzialità a tutto quello che invece la montagna è in grado di offrire quando non c'è la neve. Quindi di avere un turismo a 360 gradi. Sì, l'obiettivo è che il turista che frequenta la nostra regione sia presente tutto l'anno, perché, ripeto, ci sono le condizioni per poterlo fare. E abbiamo cercato di capire qual è la frequentazione di questo particolare tipo di turismo sulla montagna e delle attività sportive, concentrandoci per il momento sul Monviso, montagna simbolica, e su cui sono stati compiuti importanti interventi come il ripristino del buco di Viso, e cercando di fotografare un po' il fenomeno che comunque riguarda tutta la montagna piemontese e anche i territori collinari, che sono ricchi di opportunità per questo tipo di turismo. Cosa emerge dai dati? Emerge che c'è una frequentazione consistente, anche se magari non particolarmente visibile, che però in un territorio ad alta quota, sopra i 2000 metri, attorno a una montagna come il Monviso, porta circa 40.000 persone nel periodo estivo a compiere il trekking attorno alla montagna, o andare a mangiare in rifugio, o passare semplicemente un pomeriggio in tranquillità nella montagna. Numeri piuttosto importanti, perché superano anche quelli
belli di certe città d'arte, come per esempio Saluzzo ai piedi del Monviso, che vede nell'arco dell'anno circa 17.000 arrivi. Quindi numeri importanti che danno da vivere sia ai rifugisti ma anche alle attività che sono ai piedi della partenza per i cammini, i trekking, e che quindi garantiscono una sostenibilità della montagna dopo anni di abbandono degli anni 70, ecco, che però invece adesso sta vedendo anche il ritorno magari di giovani che aprono attività che sono in qualche modo legate alla pratica sportiva e all'outdoor. In conclusione, la nostra regione come si colloca? La nostra regione si colloca bene e che soprattutto ha dei grandi margini di crescita per questo tipo di turismo, che va a completare un'offerta che già è importante con la città d'arte di Torino, le montagne olimpiche, i laghi e le langhe. Presentato a Torino un progetto per riqualificare e riaprire il complesso di Via degli Ulivi nel quartiere Falchera. L'operazione darà vita a una cittadella dello sport e sarà condotta dalla Onlus Nazionale Italiana dell'Amicizia. La cittadella dello sport nasce con l'esigenza di renderci utili nel quotidiano con il nostro progetto, cioè di aiutare più bambini possibili in difficoltà. L'idea è di farlo attraverso lo sport, perché nasciamo come squadra di calcio, quindi anche se poi negli anni ci siamo evoluti in altro, perché siamo riusciti a portare supereroi e le principesse negli ospedali, che è stata la svolta un pochino più importante per quanto riguarda, diciamo, la vita associativa, comunque lo sport per noi resta importante, perché con le sue regole veramente può far crescere in modo importante i bimbi e tramite lo sport anche tanti bimbi malati possono tornare ad avere una vita normale nel quotidiano. Quindi abbiamo deciso di investire su questo terreno perché ne abbiamo visto delle potenzialità incredibili. È molto rovinato, ma c'è anche tanto su cui poter già incominciare a lavorare, quindi con una forte azione di bonifica riteniamo che almeno una piccola parte a breve tempo possa già essere funzionale, ci possa permettere già di raccogliere dei fondi per poi proseguire i lavori e man mano realizzare il progetto. Cosa diventerà? Cosa succederà? Succederà, speriamo, insomma, l'idea è di trasformare un centro sportivo distrutto in un fiore all'occhiello per quanto riguarda lo sport polivalente della città di Torino. Quindi l'idea è di poter portare dei bimbi e dei ragazzi disabili a fare ogni tipo di sport, non solo il calcio, il tennis, la pallacanestro, la pallavolo, le bocce, e al tempo stesso poter fare tante attività, avere un ristorante, una sala musica dove poter insegnare il canto, la musica, ci saranno scuole di cucina, ci saranno scuole di ballo, ci saranno fisioterapisti che aiuteranno bimbi con famiglie meno agiate. Tante volte ci sono delle famiglie che ci dicono: ma una volta al mese facciamo logopedia. Una volta al mese i bambini dobbiamo mandarli a Gardaland, perché una volta al mese logopedia aiuta ma non risolve il problema. L'obiettivo con quello che faremo nel quotidiano è proprio quello di andare a mettere un po' delle toppe alle falle del sistema e far sì che questi bambini possano veramente usufruire di più aiuto possibile. Numeri e tempi del progetto? I tempi: abbiamo un cronoprogramma di 7 anni, sono numeri importanti perché dovremo trovare tantissimi fondi e siamo convinti che grazie anche a voi giornalisti, con la comunicazione fatta bene, riusciremo a coinvolgere tantissime persone, quindi siamo molto ottimisti. Cosa significa per il quartiere? Per il quartiere significa moltissimo. Falchera è un quartiere molto particolare, è quasi un paese all'interno della nostra città, con un'identità di quartiere molto forte, che ha voglia di vivere gli spazi del quartiere stesso, ha voglia di qualità della vita, ha voglia di partecipare attivamente. Di questi campi si sentiva fortemente la mancanza, e il fatto che ci sia di nuovo un presidio è un aspetto fondamentale, perché i cittadini di Falchera avranno l'occasione di partecipare ulteriormente e di avere un altro luogo di vivibilità del quartiere. Dal 31 maggio al 5 giugno 2018 il Cinema Massimo a Torino ospita il 21esimo appuntamento con Cinema Ambiente, Environment Film Festival. Il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno così è un po' ambizioso, e nel manifesto c'è scritto intelligenze, no? E anche l'immagine di quest'anno del festival richiama i vari tipi di intelligenza che sono interconnesse nei nostri giorni, l'intelligenza nostra, dell'uomo sostanzialmente, ma anche l'intelligenza artificiale, a cui dedicheremo una parte del festival, perché ormai molto è gestito della nostra vita, è gestito da macchine, da intelligenze, da social network, e questo ha un impatto sul nostro stile di vita e sul nostro ambiente, diciamo, in qualche modo. Ma abbiamo scoperto
scoperto che anche le piante hanno una forma di intelligenza, se ci si intende sul termine intelligenza. Il 99,5% del vivente nel mondo è fatto da vegetali, no? Noi siamo una piccola parte e questa grande estensione di vegetali significa comunque che c'è un'organizzazione di espansione. E allora abbiamo voluto mettere a confronto i vari soggetti che vivono il pianeta Terra, no? In questo momento, e cercando di capire se da questo confronto si possono trovare delle indicazioni per il nostro futuro. 6 giorni di film dedicati all'ambiente, alcuni titoli. Abbiamo tantissimi titoli che affrontano appunto i temi che abbiamo detto, uno tra tutti anche il tema del bracconaggio e del traffico illegale di avorio con The Last Animals. E può sembrare un tema secondario, ma insieme all'avorio oggi viaggiano le armi, viaggiano gli esseri umani, viaggia la droga, per cui quando si entra nel circuito dell'illegalità anche con l'avorio si scoprono poi tanti tipi di illegalità. Ma i film sono tanti, parlano di alimentazione, del sistema del pomodoro globalizzato di oggi, c'è l'industria delle salse che è diventata una delle più floride a livello internazionale, che proviene sostanzialmente dalla Cina, e c'è un'inchiesta su questo film, e poi sono 118 film, per cui insomma, ce ne saranno un po' per tutti i gusti. Novità rispetto alle passate edizioni? La novità è che è innanzitutto numerica, no? Possiamo già dire oggi che abbiamo avuto 3.200 film iscritti al festival, da cui ne abbiamo selezionati 120 circa, ed è un 30% in più dello scorso anno, per cui già abbiamo un incremento numerico. E anche le prenotazioni delle scuole sono altissime, abbiamo avuto 4.000 ragazzi già prenotati, e questo è un altro segnale. E il nostro impegno, diciamo, verso i giovani quest'anno si è rafforzato con un concorso, il concorso Cinema Ambiente Junior, di film realizzati dalle scuole. Sono arrivati 300 film dalle scuole italiane con 3 vincitori, e le classi verranno a ritirare il premio qua a Torino.